Sono Francesco Belvisi e ho scelto il sud. Ho scelto il sud, ho scelto il sud, ho scelto il sud, ho scelto il sud. Abbiamo una società che si occupa di produrre sistemi di stampa 3D e per adesso li produciamo delle componenti, dei pezzi grandi quasi quanto queste barche che avete qui dietro. E questi oggetti sono dei semilavorati che servono a costruire delle barche o degli altri oggetti. Il nostro obiettivo è quello di mettere a punto queste macchine per poterle distribuire in altre realtà produttive, per semplificare di gran lunga la lavorazione che ci sono durante le costruzioni in composito, partendo da un settore come quello della nautica che non ha innovazioni tecnologiche di processo o automazioni. Ci saranno sempre gli artigiani che lavorano in legno in dettagli, ma quello che mi auguro in futuro è che le costruzioni in composito, che sono un materiale che espone la salute dei lavoratori, un materiale irritante, un materiale che non è riciclabile facilmente, grazie a questa nuova tecnologia che abbiamo messo a punto, potranno essere costruite domani come in maniera assolutamente automatizzata. Un mare di bellezza, sta terra è una picciotta casa, sciogli la gezza, e non c'è via d'uscita, o la ami o la odi. Devo dire che sicuramente non è facile lavorare nella innovazione tecnologica qui, perché non hai contatti vicini, è molto stressante, molto faticoso. Certo, realizzare delle attività qui dà una gratificazione enorme e sicuramente la qualità della vita è migliore, diciamo. Quindi non lo so, diciamo, se fossi stato a Milano o in altri posti d'Europa, se questo genere di attività avrebbero avuto uno sbocco più veloce o una maggiore redditività. Certo è che stiamo andando avanti, abbiamo fatto delle innovazioni che non sono state fatte realizzate dai nostri competitor. Da Mirto a Piedimonte, da Naro a Collesano, da Gange a Chiaramonte, da Sambuca Palazzo. Con le persone giuste si può fare di tutto in qualsiasi posto, nonostante le difficoltà, che qui da noi ci possono essere tante difficoltà, ma la qualità della vita o comunque la soddisfazione di raggiungere risultati in questo territorio è comunque Palermo, Cabania, Paroli, Arabi e Greci, palazzichini di ricchezza, un mare di bellezza. Noi abbiamo avuto molto sostegno da aziende del nord della Germania che hanno creduto in noi e hanno investito nelle nostre capacità proprio quando non avevamo le pochissime risorse, quindi diciamo è stata anche una lezione importante. Quelle aziende, fra tutti i soggetti che li hanno contattati, hanno trovato in noi delle proposte interessanti e sicuramente anche perché avevamo studiato veramente tanto e c'era stato molto sacrificio. Noi lavoravamo veramente fino alle 4 di notte in laboratorio tutti i giorni, quindi c'era la determinazione è fondamentale. Sì, alle volte la logistica può essere complicata, sicuramente, no? Il fatto di avere un pezzo di ricambio, una componente, una professionalità che magari è poco diffusa sul nostro territorio. Noi ci occupiamo di robotica, non c'è nessuno che qui si occupa di robotica e quindi rende tutto un po' più complicato, però se i progetti sono validi e se hanno i partner giusti non penso sia un limite questo. Io fondamentalmente la mia attività nasce da una grande passione per il mare, per la navigazione, per le imbarcazioni. Io per un periodo sono stato a Milano ed è stato per me il periodo meno produttivo della mia vita, cioè stavo anche mentalmente poco stimolato, poco attivo, quindi per me diciamo è veramente un nutrimento. Fra l'altro anche la mia stessa isola è stata molto fonte di ispirazione, fra l'altro alcune cose che non avrei mai potuto fare, per esempio non abbiamo coinvolto una volta su un rifacimento di un'imbarcazione storica della mia isola, dei mastri d'ascia locali, e questa barca poi per un'occasione di visibilità l'ho portata via mare a Pantelleria, quindi tornare alla tua isola con un mezzo che hai costruito tu è stata sicuramente una cosa molto emozionante, che sicuramente se stavi in un altro contesto non la potevi praticare, ma viene proprio a livello di passione per il lavoro che fai. Ovviamente essendo una grande parte del mio lavoro legata all'entusiasmo, alla passione proprio per il mare, siamo in un contesto in cui ovviamente non viene in mente altro posto migliore, diciamo, in Italia, in Europa, dove fruire del mare. Sono Francesco Belvisi e ho scelto il sud. Ho scelto il sud.